Il ministro del Mezzogiorno Barbara Lezzi in visita a Bagnoli con i comitati che la contestavano, che hanno chiesto al governo tempi certi sulle coperture finanziarie e la bonifica che non è ancora partita e chiarezza su questo commissariamento. Chi ha inquinato deve pagare, hanno detto gli esponenti del comitato che hanno accolto contestando il ministro. La ministra ha scelto la via del dialogo e ha dato appuntamento la prossima settimana a Roma ai rappresentanti dei comitati che hanno chiesto anche una maggiore partecipazione in questa fase di riqualificazione di una delle zone più belle, non solo della Campania, ma dell'Italia tutta. Ho preso dei contatti per... Sì. Credo la settimana prossima, se qualcuno di voi può raggiungerci a Roma. Sì. Allora noi prendiamo atto e c'è questa disponibilità. Sì, sì, se possiamo. Un attimo solo che è lontana la segretaria. Non posso chiedere. No, perché me l'aveva chiesto e. Vabbè, noi siamo disponibili, ovviamente noi rappresentiamo l'Assemblea Popolare, ma come Assemblea Popolare abbiamo rapporti ovviamente. Solo che voi dovevate consegnarci qualcosa. Ah no, avete mandato l'email. La PEC, in PEC, in forma PEC. Vi anticipo che oltre come Assemblea Popolare c'è il presidente della municipalità che ha inoltrato una PEC ed è in contatto con noi. Va benissimo. Quindi prendiamo atto e per martedì adesso con qualche persona prendiamo appuntamento? Dovevamo. Sono sì. Qui, ecco, ah, ecco. Ministro, sono qui. Sì, dobbiamo prendere ovviamente l'appuntamento con loro, sì, giusto? Va bene, martedì alle ore 15. Martedì alle 15. Sì, non è una questione di non fiducia, noi siamo da tempo. No, noi a questo incontro chiederemo. Martedì che alle 15, va bene? Va benissimo, okay. Però diciamo io che ci sarà quella disponibilità di organizzare per settembre, ottobre, perché noi. Sì, sì, quello sì, quello con la maggiore estento lei, siamo. Lei sta parlando sostanzialmente di un percorso partecipato per decidere insieme la progettazione, la programmazione che è. Chiaramente conosciamo bene Bagnoli. Questa storia, non solo perché ci sono molti parenti sì, di malattie tumorali, ma soprattutto perché conosciamo bene la vicenda. Guardi, io vengo dal Salento, conosco bene anche. Allora, mi faccia dire sulla TAP e sulla TAP si mantengano le posizioni contro la TAP e contro la TAP. Non l'abbiamo mantenuta, non ti fare confondere da quello che ascolti. No, l'ho ripetuto, l'abbiamo ripetuto, però non mischiamo ovviamente perché altrimenti si è superficiali e di alcuni argomenti invece bisogna parlare seriamente. Ci vediamo a Roma, martedì alle 15, niente, vi aspetto che l'ufficio è abbastanza grande. Importanti elementi per far luce sull'area grigia dei rapporti tra camorra, imprenditoria e politica è quello che gli inquirenti pensano possa arrivare dal pentimento di Schiavone Junior. Nicola Schiavone, primogenito del capo dei Casalesi, Francesco, detto Sandokan, essendo stato per un decennio a capo della Cosca dopo l'arresto del padre, è a conoscenza di molti segreti relativi agli affari del clan e ai tesori accumulati con la gestione delle attività illecite di una camorra sempre più imprenditoriale. A farsi carico della verifica delle sue dichiarazioni saranno i pubblici ministeri Graziella Arlomede, Fabrizio Vanorio e Vincenzo Ranieri, del pool antimafia che si occupa delle indagini sui clan del casertano. Schiavone si concentrerà sulla storia del boss, detenuto dal 15 giugno del 2010, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Caserta in un villino bunker alla periferia di Casal di Principe, da sempre roccaforte dei casalesi. Fino alla data della cattura, tuttavia, Schiavone era a capo della Cosca, ne ha gestito gli affari illeciti di maggior spessore e avrebbe mantenuto anche rapporti con politici e colletti bianchi. Inoltre, il neopentito Schiavone, secondo il collaboratore di giustizia Roberto Vargas, suo braccio destro, aveva deciso di uccidere l'allora procuratore aggiunto a Napoli Federico Cafiero De Rao, oggi procuratore nazionale antimafia, e poi tutto il pool della DDA napoletana che si occupava dei casalesi. Il piano saltò perché un gruppo di terroristi islamici che vivevano nel casertano fu scoperto con l'arresto di un algerino. Grazie alle procedure antincendio adottate al pronto intervento delle maestranze prima e dei vigili del fuoco poi, è stato possibile evitare il propagarsi delle fiamme all'intero complesso. Lo fanno sapere i vertici della Di Gennaro S.p.A. commentando il maxi rogo divampato intorno alle 13 di ieri nel piazzale della ditta di recupero rifiuti di Caivano nella zona industriale di Pascarola. In fiamme numerose balle di carta e plastica derivanti dalla raccolta differenziata dei comuni che affidano lo smaltimento di queste frazioni alla società nell'Interland a nord di Napoli. Una densa nube nera si è levata dalla zona, visibile a chilometri di distanza, anche dai confinanti comuni dell'Agro Aversano in provincia di Caserta. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco provenute da Napoli, insieme ai carabinieri, alla polizia, ai sanitari del 118, impegnati anche gli operai della ditta per spostare materiali e balle. Tra questi un operaio cingalese è rimasto intossicato trasportando
trasportato all'ospedale di Frattamaggiore, non è in pericolo di vita. Le cause del rogo sono al momento ignote e sono in corso indagine da parte dei vigili del fuoco, così come da parte dell'ARPAC, che sta facendo verifiche sulla qualità dell'aria. Il rischio di incendio, purtroppo sempre presente in queste attività, aumenta esponenzialmente quanto i quantitativi di materiale in giacenza. L'impianto della Di Gennaro seleziona raccolta differenziata urbana, rifiuti secchi non pericolosi provenienti da attività economiche e modesti quantitativi di rifiuti ingombranti provenienti dai comuni. Non erano quindi presenti materiali pericolosi e non sono mai state stoccate ecoballe con indifferenziato. Intanto nella serata di ieri i sindaci di Cesa, Succivo, Sant'Arpino, Orta d'Atella, Gricignano e Fratta Minore hanno indetto un incontro per discutere sulla situazione creatasi dopo l'incendio, per stilare un documento congiunto e fare giungere a tutti i livelli istituzionali le preoccupazioni delle comunità interessate e chiedere ancora una volta interventi decisi per far fronte alla drammatica situazione dei rifiuti.